Solo The Thing, la cosa del 1982 di John Carpenter e Le Couperet, cacciatore di teste del 2005 di Costa Gavras, i film protagonisti dei due appuntamenti di avvicinamento alla 43esima edizione delle Febo d'Oro, che saranno proiettati rispettivamente venerdì 15 e 29 ottobre alle ore 21 presso il Cinema De Seta e i Cantieri Culturali della ZISA a Palermo. Due opere di autori diversissimi, entrambi entrati nella storia del cinema, che ben introducono alla ricca proposta del festival. Programma dal 14 al 20 novembre, che con grande determinazione torna alle proiezioni in sala. A Costa Gavras, domenica 14 novembre, sarà assegnato le Febo d'Oro alla carriera. Oltre alle Febo d'Oro alla carriera, noi abbiamo una selezione di 16 film, 8 tratti da, film tratti da opere letterarie, 8 opere prime o seconde, come ogni anno. Facciamo una selezione emanando un bando all'inizio dell'anno e tra i film che riceviamo, che quest'anno sono stati molti e provenienti praticamente da, mezzo, da tutto il mondo, sono circa 45 i paesi da cui sono arrivati i film. Ne scegliamo 8 per ogni categoria e li sottoponiamo a due differenti giurie. Inoltre assegniamo un premio speciale, un EFEBO che chiamiamo Nuovi Linguaggi Città di Palermo, che sostanzialmente diamo di volta in volta a qualche autore, videomaker, documentarista, artista in genere che lavora con dei linguaggi più innovativi o comunque meno mainstreaming, diciamo così. Le Febo d'Oro è un premio internazionale di cinema e narrativa nato per sottolineare gli intensi rapporti di scambio tra cinema e letteratura e che nel corso degli anni è divenuto un vero e proprio festival di cinema e scrittura. Il premio si è sempre rivolto alle connessioni tra linguaggi diversi, valorizzando opere svariate tra loro per genere e provenienza e coinvolgendo registi, scrittori, attori e lavoratori dell'industria cinematografica e letteraria che hanno alimentato il parterre del riconoscimento garantendone il ruolo di stimolo incessante per la crescita culturale.